Ciao a tutti raga, io sono Daniel, sono un ricercatore in intelligenza artificiale. Bentornati su Progetto e siccome a me stare al computer a programmare e basta un po' annoia, ogni tanto mi metto a fare qualche lavoretto con programmazione firmware, programmazione di STM32, eccetera, eccetera. Ho già fatto un sacco di puntate, anche una guida introduttiva per principianti che trovate sul nostro canale, perché gli STM32 sono tanto utilizzati nell'industria, quindi avere queste competenze sicuramente è una marcia in più anche per voi e per questo ci faccio i video. Per chi ci segue da un po' avete notato che adesso porto gli occhiali, in realtà questi sono occhiali per le luci blu, quindi da lavorare al computer. Non sono occhiali insomma da 10 euro, li ho fatti fare dall'ottico e vi devo dire, se lavorate anche voi tanto e molto spesso al computer, vi consiglio di farli. Il mio problema era che quando arrivavo sera non avevo sonno perché ho lavorato troppo al computer, mentre adesso sembra che vada a sopperire questo problema l'utilizzo di occhiali con il filtro. Se volete sapere il modello, questi sono degli Ultra Limited, modello Pescara, e sono realizzati a mano. In ogni caso torniamo a noi, perché appunto non è un video sugli occhiali ma è un video sull'L298N. Tra di voi se c'è un elettronico, raga, sti nomi sono troppo strani, eh? Comunque si chiama L298N. In pratica questo qua è un motor driver e serve per andare a gestire dei motori DC. Il problema qual è dei microcontrollori? È che non riescono a fornire una corrente sufficiente per alimentare un motore, no? E quindi non possiamo attaccarlo direttamente al micro, se no fondiamo il micro, si brucia, salta per aria. Serve uno strumento del genere. Questi li ho presi su AliExpress a 5x10 euro, una roba del genere. Non costano tanto. E come vedete ci permettono di gestire fino a due motori, questo PCB qua in particolare, alimentazione credo fino a 20 volt, ma in tal caso dovete togliere il jumper qua se superate i 12 volt. Se non li superate ci sono, allora fatemi vedere, questo qua a sinistra, questo morsetto qua sotto che è per i 5 volt, quello in mezzo è il GND e quello a destra è il 12 volt, quindi se lavorate a 12 collegate quello in mezzo GND e quello a destra a 12 volt, se lavorate a 5 allora collegate il GND e il 5 volt e basta. Mi raccomando, 5 volt non presi dal microcontrollore, presi da un alimentatore. Per dire, una roba del genere potrebbe andar bene. Questo qua quanto fa? 5 volt 2,5 ampere. Quindi come vedete qua, questo lo posso andare a utilizzare per alimentare la parte a 5 volt di questo L298N. Per far sì che funzioni correttamente, qua il GND non ci dovete collegare soltanto l'alimentatore, ma anche il GND del vostro microcontrollore, in modo tale che tramite il GPIO voi siate in grado di applicare una differenza di potenziale tra il microcontrollore e i pin di gestione del L298N. Detto questo, dovete rimuovere questi due pin qua, che sono essenzialmente l'enable di una bancata e dell'altra. In pratica sul pin che sta qua sotto, quello più a destra per gestire questa parte qua e quello più a sinistra per gestire questa parte qua, andremo a inviare un segnale PWM che ci permette di gestire la velocità del motore. Dopodiché, questo qua, siccome è un H-bridge, ci consente di fare in modo che il motore giri sia in senso orario che in senso antiorario. E di conseguenza, per gestire questa roba qua, abbiamo due pin aggiuntivi, quindi abbiamo due pin più uno per il PWM. Dopo poi vi faccio vedere a livello di codice che è molto semplice. Comunque, se quei due pin sono tutti e due spenti, quindi GPIO low, allora i motori sono spenti. Stessa cosa se entrambi sono in configurazione alta, quindi se entrambi buttano fuori 5 volt o 3,3. Se invece sono uno high e uno low o viceversa, il motore gira in un senso o nell'altro. Quindi spero di avervi spiegato in modo molto semplice come funziona la gestione di questo motor driver. Poi raga, ci ho fatto una libreria che la trovate sul link GitHub eccetera eccetera, potete scaricarla, utilizzare quella, se vi fa schifo ve la fate voi. In ogni caso vi dico, è veramente facile da utilizzare. Voglio dare giusto un'occhiata ai datasheet con voi, quindi come possiamo vedere è importante qua darci un occhio sempre per sapere se il motore con cui lavoriamo va bene o no, perché ad esempio io ho anche questo motore, per dire,
è un po' un tantino grande, però magari è di C e dico vabbè dai, prendo questa roba qua per vedere di farlo girare, e invece no, attaccandolo all'alimentatore da manco, visto che questo si va a mangiare fino a 5 A, come vediamo sui datasheet, total DC current up to 4 A. Di conseguenza, se ci attacchiamo questo, rischiamo di friggere l'L298N, che per chi non l'avesse capito, l'L298N non è il PCB, è questo chip, diciamo, attaccato al dissipatore. Come vedete, prodotto da ST Microelectronics, questa è la configurazione interna, il block diagram dell'H-Bridge, e qua vediamo un paio di parametri, quindi power supply fino a 50 volt, ad esempio, il logic supply fino a 7 volt, quindi logic supply è tutta quella parte che ci consente di gestire il motore, PWM, i due pin per appunto settare una rotazione in senso orario, in senso antiorario, eccetera. Qua appunto c'è il pin out, che a noi non ci interessa perché prendiamo il PCB già fatto. In molti casi vi capita di dire, ma io in realtà ce l'ho già a casa un L298N, mi faccio io per conto mio magari il circuito. Guardate che ci perdete un sacco di tempo a fare i circuiti. Adesso io sto lavorando a un progettino che poi arriverà sul canale. Comunque, per fare questa board qua, io ci ho messo una giornata intera. Comunque direi che altre cose nel datasheet, diciamo, non ci interessano, soprattutto non vi interessano perché vi faccio già vedere io come utilizzarli, questi H-Bridge. Mi raccomando, prima di cominciare, iscrivetevi al canale per supportarci. Noi purtroppo ci sono tante persone che guardano i video e poi... E diciamo che ci fa un po' male, perché va un po' a compromettere le nostre possibilità. Se volete che arriviamo a fare dei progetti più grossi, magari tutorial più frequenti, eccetera eccetera, iscrivetevi al canale e dateci una mano. Naturalmente potete aiutarci anche condividendo il video, lasciando un commento, lasciando un like soprattutto. Sapete che noi ve ne siamo sempre molto grati. Comunque, per andare a realizzare il progetto di oggi vi serve naturalmente un motore DC da andare a controllare. Io ho preso questo che ha una ventola sopra, lo smontato da qualcos'altro che non mi ricordo. Qua ho già fatto tutti i collegamenti, dopo vi spiego. Qua sopra c'ho anche degli MCP 2551, se volete il tutorial scrivetemelo nei commenti, sono dei transceiver per la CAN bus. In ogni caso vi serve l'ST-Link, che è quello che ci permette di programmare l'STM32, e poi io sto utilizzando un STM32 Blue Pill. È un STM32 F103 C8 T6, devo verificare se sia originale perché mi ha dato un paio di problemi. In ogni caso, per andare a prendere i 12 volt, come vedete, ho attaccato un connettore DC. Detto questo, andiamo a vedere il codice così capiamo meglio appunto come funzionano questi motor driver. Intanto in motorcontrol.hpp, che è la classe, la libreria che mi sono fatto io per gestire i motori. Come vedete qua dentro vado a includere in realtà un'altra libreria che ho fatto per gestire il singolo motore. Qua posso gestire la coppia di motori assieme, ad esempio, no? Comunque partiamo in realtà da quella per gestire il singolo motore. Vediamo il caso semplice e poi vediamo come gestirne due. Mi definisco delle macro per dire se il motore deve star spento, se deve girare in un senso o se deve girare nel l'altro senso. Dopo il senso orario e il senso antiorario non ci sono altri sensi di rotazione di un asse di un motore, diciamo, no? Quindi tre sono sufficienti. Detto questo, naturalmente il costruttore della classe e poi dopo qualche funzione, ad esempio set direction, se orario antiorario, set speed, quindi il valore PWM che va a definire poi la velocità di rotazione del motore, se il motore è acceso o se è spento e se il motore è attivo, perché nel caso in cui io ho un H-Bridge però ci ho collegato solo un motore, allora l'altra bancata è disattivata, mettiamola così. Detto questo, dobbiamo passargli dei GPIO, e siccome non vi ho fatto vedere ancora l'IOC, quindi la configurazione dei pin, andiamo a vederla adesso, perché qua dobbiamo andare a passargli appunto i pin che servono per andare a controllare quei tre pin dell'L298N, no? Sono tre, però innanzitutto vi ricordo come sempre di andare ad attivare l'high speed clock tramite il crystal ceramic resonator, e poi dovete andare ad attivare come debugger il serial wire, quindi questo. Una volta fatta questa roba qua, andate in clock configuration e qua settate la frequenza massima. Io tipicamente uso sempre la frequenza massima. Se qua scrivete 72 e cliccate invio, vi configura da solo.
altrimenti copiate questa configurazione se state utilizzando un F103 che funziona anche per voi. Una volta fatto questo, andiamo come prima cosa ad attivarci il timer. I timer ci servono per andare a generare il segnale PWM, lo facciamo attraverso quelli. Quindi come prima cosa andiamo in timers, prendiamo il team 1 ad esempio e prendiamo il canale 1 e qua dalla lista scegliamo PWM Generation Channel 1. Una volta fatto questo però, io ho chiuso i datasheet, ma in realtà c'era un parametro, qua c'era un parametro che ci interessa, quindi frequency, commutation frequency da 25 a 40 kHz. A parere mio non dovrei, insomma, sbagliarmi, però è la frequenza di commutazione, ad esempio. Ah no, forse quel... No, non è la frequenza di commutazione da senso orario a senso antiorario, perché altrimenti dalle slack che tira quando cambia il senso orario all'antiorario, quello sarebbe un po' eccessivo. Questa credo che sia la frequenza che dobbiamo utilizzare per il segnale PWM. E ne sono anche abbastanza sicuro, perché quando ho impostato la frequenza di lavoro, una frequenza fuori dal range, appunto indicato dai datasheet, il motore faceva un certo ronzio, mentre così si sente solo il rumore meccanico degli ingranaggi, perché i motori che ce l'ha hanno un moto riduttore, quindi si sentono gli ingranaggi, ma non si sentiva il ronzio. Quindi noi dobbiamo impostare quella specifica frequenza sul segnale PWM, quindi sul timer. E come facciamo? Dobbiamo andare a gestire il prescaler. Allora, noi abbiamo impostato la frequenza del clock a 72 MHz. Adesso dovrei andare a vedere su cosa si collega il team 1. APB1 e APB2 timer clocks comunque sono tutti e due a 72 MHz, quindi non mi serve neanche andare a vederne i datasheet. Come sapete, al valore del prescaler va sottratto 1, però io ho detto prendiamo 72, lo dividiamo per 2, così arriviamo a 36 MHz tramite questo prescaler qua. Per dividere per 2 dovete scrivere 2-1, andate a recuperarvi il video sui timer e gli interrupt se non sapete il perché. Dopodiché, se andiamo a dividere per 1000 i 36 MHz che saltano fuori, questi diventano 36 kHz, che stanno dentro al range 25-40, e quindi qua frequenza l'abbiamo impostata. Dopodiché, per gestire la velocità dei motori, dobbiamo gestire il duty cycle del segnale di PWM, e questo lo facciamo appunto dentro alla libreria. Come ultima cosa mi son creato dei GPIO output sempre lì di fianco per comodità, poi quando vado a collegare i pin per andare a gestire l'L298N. In sintesi, mi si è attivato PA8 come segnale PWM, e in più io ho messo PA9 e PA10 come GPIO output. Cliccate qui, cliccate su GPIO output e ve li importa. Poi, una volta fatto, sull'IOC fate generate code e vi genera il progetto. Siccome qua l'autoreload register l'abbiamo impostato a 1000, il massimo valore PWM che possiamo andare a impostare è 1000. Quindi, una volta fatto questo, a noi per gestire il motore cosa ci servono? Quei due GPIO più il PWM. E infatti vado a definirmi dentro la classe queste variabili qua. Ora, vi ho spiegato quella roba dei 4 stati. No? 00 o spento vuol dire che il motore è spento, 01 quindi spento acceso significa che il motore gira in una direzione, 10 gira nell'altra direzione, 11 è di nuovo spento, no? Quindi per gestirmi questa configurazione qua mi sono fatto una struct di due boolean. Potevo usare un int 8, potevo utilizzare tante altre cose, mi sembra piuttosto semplice gestirla così. Un boolean per dire se il motore è attivo, motor direction mi sono creato appunto la mia variabile, e uint 16t la speed, che siccome arriva a 1000 non possiamo utilizzare un uint 8. Poi c'è una funzione per fare l'init dei GPIO e c'è una funzione, ho fatto una per fare un incremento graduale della velocità quando si setta un certo valore PWM, per non fare 0-1000 ma per fare 0-1-2-3 veloce, ma per evitare il passaggio secco. Comunque, se andiamo in SRC, qua abbiamo L298N CPP. Di conseguenza, qua naturalmente includo l'header file, costruttore, quindi andiamo ad assegnare tutte queste variabili che passiamo come parametro. Questi GPIO type def sono puntatori, mentre gli altri sono uint 16t. Dopodiché, se chiamo il costruttore, allora il motore è active, imposto le due direzioni a false, quindi motore spento, cioè i due pin di contatto
controllo dello stato a false, quindi è spento, anche se mettessi true true rimane comunque spento, speed 0 e poi facciamo l'init GPIO, dove semplicemente per sicurezza vado di nuovo a fare un'inizializzazione dei GPIO. Detto questo, poi dopo abbiamo la set della direzione, dove se è motor off allora mettiamo tutti e due false false, motor forward ho deciso che in A vi è messo true e l'altro false, backward è l'opposto come vedete, altrimenti nulla, nel senso non ho gestito il caso 1-1 perché mi sembrava inutile tenerlo, nel senso per spegnere i motori mettiamo tutti e due a false ad esempio. Dopodiché quando fai la set direction vai effettivamente a impostare i GPIO in quello stato lì, quindi al GPIO write pin, la porta, il pin e poi in base al valore di direzione mettere pin set o pin reset, quindi se è true mettiamo pin set quindi a 1, è l'equivalente di high, altrimenti low. Per il set speed ho creato il soft speed change, andiamo ad incrementare in modo graduale la velocità, quindi se dobbiamo fare 0-100 allora partiamo da 0, finché non siamo arrivati a 100 facciamo più 1 del valore PVM e per andare a scrivere il valore, il duty cycle sul pin PVM dobbiamo fare altim set compare, dove passiamo l'istanza di htim, quindi gli passiamo il timer, il canale, perché come avete visto abbiamo anche fino a 3 canali, noi stiamo utilizzando il canale 1, e poi la velocità attuale che corrisponde al duty cycle che dobbiamo andare ad impostare. Mettiamo un piccolo delay, stessa cosa se da 100 dobbiamo tornare a 0, no? Questa parte fa il lato opposto. Di conseguenza il set speed fa questo soft speed change, assegna poi la velocità alla classe e dopodiché per sicurezza va a settare l'effettivo valore che noi poi vogliamo andare a impostare come duty cycle sul PVM. Poi come vedete lo start in base a come è stata impostata in A va a settare la direzione a forward o backward, va a impostare una certa velocità, in realtà non ho idea di dove vada a prendere questa velocità. Ah ok, prende quella della classe, sarebbe più corretto scrivere this at speed, e dopo va a attivare la generazione del segnale PVM sul timer 1 channel 1. La stop fa la cosa opposta, quindi mette a 0 la velocità, va a stoppare il timer, quindi la generazione del segnale PVM, e va a reimpostare appunto la configurazione dei motori per metterla a 0-0 così che siano spenti, mentre active ritorna appunto se active o meno, sapete che active è stata modificata qua. Quindi questo più o meno è come andiamo a gestire i motori. Se volete farvi una roba custom ricordatevi che dovete andare a impostare semplicemente con HAL GPIO write pin gli stati di quei due pin di gestione e dovete semplicemente andare ad attivare il timer e poi andare ad impostare il duty cycle. Le funzioni ve le ho fatte vedere, quindi questo per stoppare la generazione del segnale PVM, questo per farla partire e questo per settare appunto il duty cycle. Dopo poi ho creato la classe motor control effettivamente per andarmi a gestire due motori e infatti come vedete io mi creo due oggetti qua dentro private che sono left motor e right motor e naturalmente se utilizziamo tutti e due dobbiamo passargli il doppio della roba, no? Quindi dobbiamo crearci nell'IOC un altro timer con generazione del segnale PVM e altri due GPIO per gestire le altre due porte. In ogni caso, se andiamo in motor control C++, come vedete, il costruttore, nel caso in cui utilizziamo un motore, all'altro mette null pointer, eccetera, eccetera, e quindi non viene gestito il right motor. Vengono solo passati questi per gestirne uno. Poi in realtà, che voi lo colleghiate qui o qua non cambia niente, cambia come andate a collegare i pin di gestione dell'L298N al vostro microcontrollore. Detto questo è un po' ridondante, quindi la start cosa va a fare? Innanzitutto va a impostare le direzioni, questa set direction essenzialmente va a settare le direzioni per ogni motore, come stati abbiamo forward, backward, left e right, qua mi sa che ho sbagliato a scrivere quindi dobbiamo fare così, se direction è uguale, se direction
uguale uguale a Right. In realtà questa è una classe che mi sono fatto per gestire quel progetto lì e vi sto proponendo quello che ho in realtà già testato, solo che in realtà funzionava. In ogni caso, così è giusto. Qua essenzialmente come direction stiamo andando a prendere quelle che ci sono qua, off, forward o backward. E poi appunto gira a sinistra, gira a destra, è gestito appunto dalla configurazione. Se uno va avanti e l'altro indietro, allora girerà così e viceversa. Quindi questo serve a quello scopo lì, no? Per ogni motore, se questo è attivo, vado effettivamente a impostare la direzione, perché altrimenti appunto, essendo null pointer, il right motor altrimenti darebbe secondo me un mega errore. Detto questo, nello start appunto si fa la set direction e poi se il motore è attivo andiamo a impostare le velocità e poi chiamiamo la start. La start ve l'ho fatto vedere prima. Lo stop essenzialmente chiama lo stop per tutti e due i motori, se sono attivi tutti e due, altrimenti per uno. E qua abbiamo anche una set speed della nostra classe motor control, dove però notate che io utilizzo un clamp. Cos'è clamp? Semplicemente abbiamo detto che duty cycle del PWM può essere gestito con dei valori tra 0 e 1000. Se io gli do 1200 sto andando a fare un danno. Stessa cosa, vabbè, meno 10, dubito di poterlo passare perché dovrebbe essere un Wint. In ogni caso, per sicurezza, sanity check, noi andiamo appunto a fare questa roba qua. Prendiamo dentro la speed e facciamo in modo che se è meno 10 viene messa a 0, se è 2000 viene messa a 1000. Quelli sono i limiti. Potete cambiarla, questa roba qua, a seconda della vostra configurazione. Ho fatto una roba un po' hard-coded, ma avevo un pochino fretta. Poi, naturalmente, se i motori sono attivi, andiamo ad impostare la velocità. Detto questo, andiamo nel main, e nel main è molto semplice. Importiamo motor control, potreste anche utilizzare L298N, ma motor control è molto, molto più facile da utilizzare. A motor control gli passiamo motor in A, GPIO port, e motor in A, pin. Stessa cosa con in B. Poi gli passiamo HTIM 1 e TIM channel 1. Come vedete, qua c'è HTIM, questa qua sì, è definita qui, e una volta fatto questo, come sapete, ricordatevi di mettere il codice tra i begin e end, perché sennò se andate a rigenerare il codice vi cancella la roba che è fuori da questi commenti. Detto questo, prima del while true, io l'ho messo qua, voi potete fare poi tutte le modifiche che volete. Io ho fatto in modo di impostare il motore a backward, ho fatto la start a backward e poi pian piano, partendo da 600 andando a 1000, vado ad impostare la velocità con un delay di 10 millisecondi. Mi raccomando, mettete il delay perché sennò potrebbe dare dei problemi. Poi ho messo un al delay di 3 secondi, motor stop, poi vi faccio vedere che in teoria con una volta impostato lo stop, se io vado a impostare una certa velocità, quindi 500 per dire, vabbè, se scollegato facciamo poco. Allora raga, è il momento della demo, però vi faccio vedere i collegamenti. Come notate, qua ho collegato su, dunque, a 8 il segnale PWM, a 9 e a 10 GPIO A e GPIO B. Qua ci ho attaccato il ground che deve andare qua al motor driver, poi per il resto non ho collegato più nulla a parte l'ST link. Qui appunto sono andato a gestire la parte sinistra, quindi il blu che era il PWM l'ho collegato il più a sinistra possibile. Come vedete ho rimosso i jumper che non ci sono, come vedete qua non ci sono, mentre qua ci sono, che questa l'ho appena scartata dalla scatola. Dopodiché qua ho collegato semplicemente i motori, naturalmente se invertite i cavi invertite la polarità del motore. Poi dopo verde e giallo sono GPIO A e GPIO B. Qua entrano i 12 volt e come vedete qui ho fatto un'aggiunzione perché qua arriva sia il ground dell'STM32 che sia il ground dell'alimentatore e tutti e due vanno dentro qua. Non sembra perché appunto sono saldati qui sullo stesso pin del connettore DC. Per alimentare il tutto io utilizzo questo, che è un banalissimo alimentatore DC che penso funzioni, anzi funziona a 12 volt, arriva fino a 500 mA, quindi ci può stare, insomma. Andiamo a collegare l'alimentazione, come vedete si accende questo, provo a collegare l'STM32 senza fare dei danni, perché parte subito il motore, quindi facciamo una mossa veloce, devo collegare essenzialmente l'ST-Link. Come vedete
fa un soft start adesso e poi si spegne. Se nel codice vado a settare questa velocità di 500, lui dovrebbe continuare a girare a 500, no? Con duty cycle 500. Adesso va a scrivere il firmware. Qua ha fatto il suo soft start e come vedete non gira più. Essenzialmente quello che dovrei fare io, mettiamo backward e poi in realtà mettiamo set direction, mettiamo forward, ok, e poi facciamo un altro delay di 3000 e poi dopo lo fermiamo perché sennò continua ad andare all'infinito e mi tocca tenerlo in mano. Quindi facciamo ripartire il tutto. Soft start, dopodiché si spegne. Ho messo un PWM un po' troppo basso. Come vedete, se il PWM è un po' basso, il motore fa fatica a girare. Proviamo a mettere 650. Carichiamo. Di nuovo soft start. Ok, e come vedete adesso sta girando dall'altra, vedete che non ha tanta coppia. Ah no, ok, ha girato per i suoi 3 secondi e si è spento. Quindi in questo modo, raga, come avete visto, siete in grado di gestire dei motori attraverso dei motor driver, cosa veramente molto semplice su STM32. Vi ricordo che se volete acquistarli vi ho lasciato dei link qua sotto, potete prenderli sia su Amazon che su AliExpress. Date un po' un occhio ai prezzi, dovrebbe essere più economico, ma c'è sempre qualcuno che cerca di appunto alzarli un pochino e cercare di lucrarci, ecco. Attenzione, non andate a spendere troppo poco, perché c'è il caso che appunto compriate dei cloni che ogni tanto hanno problemi sull'SPI, sulla CAN bus, eccetera eccetera. Detto questo, io vi torno a chiedere di iscrivervi al canale per non perdervi le puntate successive. Adesso fatemi sapere voi che cosa volete vedere fatto con STM32. Non chiedetemi di fare un razzo, non chiedetemi di costruire il Saturn 5, però se avete qualche sensore, una qualche periferica da provare, eccetera eccetera, fatemelo sapere se siete curiosi e nel caso ci posso fare un video. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi, commentate e condividetelo ai vostri amici, e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!